Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo alla sesta lezione di disegno, oggi andiamo ad approcciare le proporzioni del corpo umano. Stiamo cominciando ad affrontare uno degli argomenti più importanti alla fine del disegno, soprattutto quando andate poi a non fare più solo visi, ritratti, ma andiamo a fare appunto fumetto, illustrazione character design, qualunque cosa, comunque, componga il fatto che dobbiamo fare anche delle pose, anche i corpi e quindi un goccino di anatomia, un goccino di conoscenza delle proporzioni. Oggi ci approcceremo alle proporzioni in una maniera differente da come avevo fatto tempo fa in un mio vecchio video, perché perché senza parlare solo, andiamo qui. Se vedete il nostro bel programmino ci dice che nel numero 7 disegneremo l'anatomia del corpo frontale. Vuol dire che andremo a fare la costruzione del frontale, una lezione intera solo dedicata a quella e quindi potremo dare la definizione, una base generale dell'anatomia al corpo umano, così da fare una lezione più grande e anche per gestire meglio diversi tipi di proporzione, per esempio un bambino una donna? Un uomo? Ok? Magari vediamo se riusciamo a metterci anche un anziano, quindi un corpo comunque diverso, no? Come vedete appunto avremo modo i prossimi giorni di studiare il frontale, il profilo, il tre quarti e il dietro. Come avete visto finisce al 10 il corpo dietro e poi la undicesima ha un titolo ancora indefinito. Perché dipenderà tutto da queste ultime lezioni. Cosa vuol dire? Allora io sto vedendo a crescere le visualizzazioni dei primi. Ho visto che comunque, sempre, costantemente, il primissimo video, le proporzioni del viso è quello più cercato, cioè la gente focalizza l'attenzione più su quello che su tutto il resto. Magari non gli importa neanche della playlist, non gli importa del canale in sé, cerca proprio quello, cioè come iniziare dalle proporzioni, magari sta cercando un metodo per essere più facilitato. Magari è questa la cosa che perché non mi spiego mai come anche nei vecchissimi tutorial comunque sia staccava proprio di tante migliaia e migliaia di visualizzazioni dai prossimi video. E quindi questa è una cosa che vi chiedo, cosa volete vedere? Cerchiamo di mantenere un processo logico. Eh, quindi andare a parlare adesso per esempio di voglio i vestiti, i vestiti magari li facciamo, il panneggio, io ho capito di cosa intendete. In queste 10 lezioni per esempio non ci sono stati i dettagli che ho già avuto due richieste in base ai dettagli: dettagli di eh, occhi, naso e bocca e orecchie, magari in stili diversi, dal meno realistico al più realistico, però dargli una lezione completa da 40-45 minuti, magari un'ora, perché io alla fine mi tengo sempre quello spazio lì, per darvi più dettaglio possibile. Ho già visto un, um, un commento riguardo al video di ieri sulle varie angolazioni che mi ha detto che è stato abbastanza superficiale e sono d'accordo perché? Perché fare comunque 40 minuti mh, forse non è abbastanza per spiegarvi tutti i concetti e già in 40 minuti appunto vi ho spiegato il più possibile, e non aveva capito il metodo del della scatola da un'altra angolazione. Ehm. Forse bisognerebbe di nuovo approfondire meglio. Però la scatola la, vedere, la possiamo vedere anche nei corpi, per esempio, perché si può scatolare anche un corpo per metterlo in prospettiva dalla giusta angolazione. Ma come vedete qui non c'è una lezione di angolazione di corpi, non c'è una, una lezione di pose per i corpi, quindi come farli muovere. Però voglio che siate non in tanti, ma che ci siano più richieste. Vorrei che i miei video fossero il più pratici possibili. Quindi. E proprio dalle richieste vostre che posso capire cosa volete. Ora quindi andremo a fare come disegnare le proporzioni del corpo umano. Studieremo sia dal frontale profilo tre quarti e retro. Vi darò l'accenno per uomo e donna e vediamo quanto tempo ci abbiamo messo perché dobbiamo essere un attimino velocini, se no non ce la faremo mai. Ehm, e dopodiché, magari posso dare proporzioni per altri tipi, per uscire fuori dai canoni principali. E ci fermiamo lì oggi. Poi dalla prossima volta magari dettagliamo meglio ogni proporzione. Cosa si intende per proporzione? Allora, esistono dei canoni, dei canoni studiati nel mondo comunque artistico, dei canoni basati sul corpo umano classico, che sono poi stati utilizzati per gli scultori, per i pittori, insomma. Appunto, un canone classico da utilizzare praticamente per tutti quanti. Ma un fumettista, un illustratore, un qualunque tipo di disegnatore che vuole evadere dalla forma canonica può, deve, diciamo, evadere da una proporzione da 7-8 teste di proporzione per il canone perfetto, ma deve riuscire a capire come proporzionare quindi in altri modi. Quindi dal CB Character, ovvero il Super Deformed, due teste di proporzione, c'è cioè testone grossissimo e corpicino piccolo, oppure tre teste, quattro teste, cinque teste, sei teste, che già sei teste. Ragazzi, siamo praticamente noi esseri umani imperfetti dal canone di vista artistico. Perché si calcola in testa di proporzione? perché diciamo che il punto di riferimento dal quale prendiamo il nostro, la nostra altezza come disegno è la nostra testa, quindi quando disegneremo per esempio un ovale, eh, porteremo quell'ovale a distanza in altezza e decideremo quant'è quant l'altezza che vorremmo utilizzare e quindi quale proporzione utilizzare. Ma non è l'unico metodo per disegnare Assolutamente, perché molti di voi già nei precedenti tutorial mi chiedevano ma devo fare le teste ogni volta che disegno, le teste ci servono per una posa classica, fine a se stessa, quella per studiare magari il personaggio di base. Come possiamo intanto iniziare a studiare questa proporzione? Facciamo degli esempi e dopo cominciamo seriamente a fare l'esercizio di oggi. Ci sarà il mio capo. Quindi la base alta della testa e questo è il mio ovale. Io prendo questo punto qui e lo devo fare per quanto deciso. Facciamo per esempio appunto i sette teste di proporzione: quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come avete visto non ho fatto copia e incolla, eh? sono andato a mano, quindi sicuramente non sono perfetti e sicuramente non dovete venirmi a chiedere ma quanto è largo l'ovale della testa? L'ovale è la testa che abbiamo sempre fatto ragazzi, addirittura nelle proporzioni solitamente, mh, alcune volte si potrebbe contare addirittura fino al collo, quindi l'ovale più pezzettino, cioè qui dentro ci potrebbe stare la testa. Più il collo, per esempio, ok? Questo vado indietro, ma era solo per farvelo capire. Quindi dipende molto, dipende molto. Quali sono tre definizioni per. e queste sono nella verità. Tre definizioni di appunto corpi: longilineo, gambe più lunghe, busto più corto. Normo tipo, che è appunto una definizione per dire che il tuo busto è quasi equivalente, busto e testa, sono equivalenti se ti piegassero praticamente a libro, ti andassi a chiudere sui piedi, sulle gambe, sarebbe l'equivalente delle gambe, quindi gambe e busto hanno la stessa altezza. E invece c'è un'altra definizione che si dice brevilineo, in cui le gambe sono più corte della lunghezza del busto e della testa, quindi quello cambia un po', diciamo che è quella meno utilizzabile, perché visivamente brutto anche da disegnare dovete rendervi conto quindi che io qui utilizzerei sempre questa parte qui per il corpo cioè testa e busto e queste sarebbero le gambe cosa vuol dire faccio velocissimo uno stickman adesso ovviamente non dovete copiare già me e lo stickman perché io so già come immaginare il personaggio, no? La postura che gli potevo dare. Ma comunque era solo per pensare che dovevo risolvere in tre teste il busto e in quattro le gambe. Se io volessi fare, appunto, come dicevamo prima, due teste di proporzione. Ok, questa è l'altezza che devo risolvere. È ovvio, non posso fare altrimenti, non posso destinare più gambe che testa. In questo caso la cosa fondamentale forse di questa proporzione è proprio il viso, la testa. Quindi è ovvio che in questa cosa qui sarà una specie di pupazzo di neve in cui qui c'è il testone. Che faremo? Ok? Più i capelli ancora, quindi potrebbe addirittura essere più grande. E tutto si deve risolvere qui dentro. Okay. Cioè eh, dovete pensare a questo. Che se devo studiare una proporzione e ho solo due teste di proporzione, non posso fare altrimenti. Le facciamo ultimi due. Facciamone ultimi due. Facciamo un esempio da questo, abbiamo fatto 7. Ne facciamo uno da 5. Allora, una cosa che vi consiglio di fare quando state facendo questo esercizio è di fare questi ovali e poi di farvi eh, prendete pure un righello, va benissimo. Di farvi le linee tirate. Così voi potete studiare il personaggio vicino mantenendo le giuste distanze. Questa è una cosa che andremo a fare assolutamente quando adesso studieremo frontale, profilo, tre quarti e dietro del personaggio. Eh, se dovessi fare testa e busto in due teste, vuol dire che in questo ovale qui io in realtà mi prenderei appunto l'ovale e il collo insieme. Ok? risolverei il busto quindi in questo spazio qui ok e le gambe sarebbero quindi qui e ancora sarebbe proporzionato Pensate non funzioni? Ma in realtà sì, fisicamente potrebbe. Anzi, adesso quasi sembra più strano questo perché è, è, ha queste gambe lunghissime. Questo è più proporzionato a livello di questo e largo quasi quanto questo. Facciamone un'ultima in cui sproporzioniamo. Allora, andiamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e voi dite eh, vabbè che esagerazione assolutamente ma chi ve lo impedisce state disegnando non potete disegnare giganti e altro allora quando andiamo a disegnare in questa proporzione qui è normale cercare quindi di capire come utilizzare tutte le teste più teste abbiamo di proporzione più dettaglio dobbiamo dare più il corpo poi è da definire per un'altezza simile però nel caso in cui appunto una testa di proporzione sia la sua testa, perché non possiamo andare di più, perché se io facessi questo 10 teste di proporzione e poi faccio questa qui, la regola non è questa ragazzi, la mia testa di proporzione deve essere la sua testa, quindi questa qui dovrebbe essere la base per tirare poi 10 teste di proporzione, quindi 10 delle sue teste, ok? Perfetto, bisogna capirlo questo. Allora, quando abbiamo una cosa del genere, è ovvio che allungherò tutto il resto. Io ho 1, 2, 3, 4, 5 teste per risolvere il busto, ma come al solito, io me ne terrò 4 e mezzo. Arriverò qui. Ok, quindi rimane della proporzione lunghissimo, e poi ci possiamo costruire tutto quello che vogliamo: collo enorme, spalle. Petto, eccetera, capite che con l'anatomia poi si potrebbe di nuovo andare a giocare in tutti i modi possibili. Quindi, dal meno caratterizzato a livello di canoni al più caratterizzato cambiano tantissime cose. 4, 5, 6 teste di proporzione sono quelle più utilizzate. 7, 8 teste di proporzione sono quelle più canone umano. Perfetto. e attenzione che queste regole valgono assolutamente anche per le ragazze quindi ovviamente il canone femminile per le altezze è identico per le larghezze cambia leggermente dovete attenuare un attimino la larghezza però è il principio è identico quindi non ho bisogno di farvi fare questa roba al femminile adesso capite le teste e il canone di base tanto l'abbiamo registrato quindi facciamo Gomma, allora farei sette teste di proporzione, semplicemente perché il canone è più capibile, più facile secondo me, dopodiché potremmo giocare dalle prossime volte col frontale profilo profilo tre quarti con altri canoni, cioè farvi, dargli, darvi degli appunti, dei dettagli in più su altri canoni, perché il 7 è più facile e non il 6 magari, il 6 andrebbe bene uguale, dovremmo dividere 3 e 3 teste di proporzione e in quel caso avremo il normotipo classico da busto uguale alle gambe. Eh, a me piace un po' di più, come vi ho detto prima, allungare le gambe, quindi mi tengo uno spazio di col sette teste di proporzione perché riesco in 3 uh, 3 e mezzo a dare il busto e 4 o 3 e mezzo nel caso eh, per dare le gambe, quindi risulta un po' più grandicello. Tireremo delle linee che ora io farò precise solo perché per voi sarà più chiaro e voi prendete un bel righello e vi tirate le linee precise mi faccio un attimino uno sketch per capire quanto vorrei fosse alto il personaggio Ci siamo. Allora. Quindi 1 2 3 4 5 6 Ok? Abbiamo tutte quante le nostre formine. Un attimino, che ora io non sono necessario, quindi scalerò ancora l'immagine e mi metto qui sotto. Andiamo a fare la primissima cosa, che è una specie, e questo ve lo consiglio sempre, di bozzetto generale prima ancora di iniziare, come ho fatto prima per le teste di proporzione. Quindi vado a fare una cosa del genere, disegno la testa. Le misure le ho già, so già che qui appunto dovrò fare il busto e qui risolvere per le gambe. Quindi la cosa che vado a fare è cercare di capire se quello che ho fatto va bene. Ovviamente devo far, saper fare lo sticky figure, cioè la figura a stecchino. Eh, non è niente di così complicato veramente, spero che capiate immediatamente. Sotto la testa fate una linea proprio piatta facciamo questa linea qui e quanto deve essere larga questa linea qui allora è abbastanza semplice prendete la testa di proporzione quindi questa roba qui e la moltiplicate per due in un uomo a metà per una donna quindi femmina maschio femmina maschio quindi qui c'è la spalla femminile piccola quindi anche la testolina sarà un po' più stretta, ok? Cioè dovete gestire tutto quanto sempre per la proporzione, un po' più grande, e quindi qui la spalla maschile. Lo sticky figure continua, va in basso, ok? Abbiamo detto tre teste di proporzione, quindi siamo arrivati. Siamo arrivati qui, in base a questo... Ci sono un mucchio di metodi, uno di quelli che avevo già insegnato in precedenza, con l'ovale per la cassa toracica e tutto quanto, ma ora vi dico una bella cosa, quando andate ad approcciarvi in quella maniera è più per uno studio anatomico, perché? Perché sapete esattamente come è fatta la cassa toracica, come si compongono i muscoli poi sopra e non è così semplice come sembra, quindi sì, in effetti mi pento un po' di aver fatto quello che in realtà era il mio. Tipo di disegno anni fa, ma capisco che da qualcuno che non conosce esattamente niente, eh, parte proprio da, ze da zero e eh, conosce questa cosa solo guardando il disegnare, lo vale questo e l'altro, potrebbe risultare davvero complicato da fare, da gestire, perché una volta che non vede più il video dice ok, ma quello vale, lo faccio così una per tutti. No, allora sapete cosa? Eh, risolviamo questo esercizio molto più facilmente. Farete una specie di, di maglia, lo vestite già, eh, fate in modo tale che la parte alta sia larga e si vada a stringere nella parte bassa. Quindi una maglietta fatta così. Ok? Una maglia. Il collo lo potete pure allargare. Ok? E qui facciamo finta appunto di aver fatto la testa maschile. 2 3 4. Ricordatevi che la quarta è sempre l'attaccatura dei capelli, ok, perfetto. Quindi la testa aveva già studiata, adesso ho fatto questa proporzione qui, questa specie di maglia che arriva qui. Ora ci facciamo una bella mutanda. Faccio specie questa mutanda qui quindi mi allargo di nuovo un pelino. Ricordatevelo questo, le anche si devono riallargare rispetto al busto. Un pelo di più con i ragazzi, molto di più con le ragazze. Poi vi spiegherò bene come approcciarvi a questa cosa. E badate bene: non è una regola per tutti i personaggi possono essere infiniti, come le persone umane che hanno mille corpi differenti. Quindi è una regola sempre di canone perfetto, uno stereotipo perfetto, però non è sempre così. Quindi facciamo questa specie di mutanda che finisce molto prima di una testa di proporzione. E ricordatevi che non è una mutanda a V fatta che si chiude così. No. Evitate sta roba. C'è sempre lo spazio in mezzo. Così. Perfetto. Dopodiché andremo a fare le gambe. Le gambe non me le fate da qui. Ok? Le gambe le fate scendere da qui e fate. Uno verso l'interno e ginocchio. E poi andate dritti. 2 2 piede fate un triangolo quindi facciamo i cerchiolini per tutte le nostre varie giunzioni come anche ginocchia e caviglie qui ho spalle. Allora, in questo punto noi dobbiamo assolutamente trovare il punto dell'ombelico perché la è la parte che ci darà punto di riferimento per il punto del gomito. E come faccio a trovarlo? Semplice. Pensavate che non c'era una regola, una, un canone, una... No, c'è una testa di proporzione. Dalla spalla una testa di proporzione arriva esattamente sulla linea dell'ombelico Quindi avete entrambi una testa di proporzione per scendere sulla coscia sulla metà gamba avete la mano cioè se scendendo la mano tocca la metà della coscia ci siete giusto ok quindi questo è ora so che gli stecchini di gambe e braccia al momento vi dicono poco e niente ma in realtà abbiamo già fatto tutto eh, cosa che dovete ricordarvi è assolutamente di legare le gambe qui al bordo massimo è attaccato in questa maniera, attaccato alle anche fi di fianco e scende in questa maniera sul ginocchio dal ginocchio invece tibia e perone scendono dritti almeno da questa prospettiva perché se ci giriamo lateralmente poi vedrete che un'altra un forma ci aiuta di più e quindi anche per le mani qui molto semplicemente chiuse così per mani e piedi, se volete una super lezione solo per quella, con tante posizioni da studiare, capire le basi e... Mm, lo facciamo. Addirittura una lezione magari solo sulle mani, una lezione solo sui piedi e mi potete sparare quante richieste volete di posizioni, questo e l'altro e lo facciamo. E cosa devo fare quindi per le altre versioni? Beh, facciamo finta che ora si stia girando piano piano, quindi troveremo questo, il tre quarti, il profilo e il retro andiamo sul tre quarti. Allora tiro subito una linea per la testa per avere anche l'altezza e di nuovo io so che qui ci devo fare il tre quarti che ho imparato, quindi sfera. È ovvio che se devo fare il corpo, ragazzi, ora la testa deve viaggiare velocissima. Ok, se ci ricordiamo, il collo deve uscire. Qui ci facciamo l'orecchio il collo deve uscire in fuori qui è questa linea la colonna vertebrale no? che arriva fino al bacino qui ora ci dobbiamo ricordare questa cosa e questa la dobbiamo provare provare, provare perché sarà l'errore più comune per il tre quarti e il profilo che farete un sacco di volte per questo vi ripeto aggiungetemi su Instagram e cominciate a mandarmi disegni perché vi potrò aiutare questa colonna prima ve la faccio veloce facciamo prima e poi la rifacciamo insieme allora. Questa è la colonna. Facciamo finta che ci deve essere un baricentro. Il baricentro è punto sulla testa centrale, scende dritto, 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 dritto. Quindi la mia colonna vertebrale che cosa fa? Va indietro, cioè dal collo esce un po' in fuori. Questo è tutta la parte dorsale e qui arriva la parte lombare. Quindi esce in fuori, ritorna indietro. Come posso aiutarvi per questa cosa? Dovete calcolare le teste di proporzione e capire su che punto siete. Noi sappiamo appunto che la parte alta, la prima testa, è la parte sul petto e quindi da dietro la parte alta della schiena, parte dorsale, e qui siamo già invece nella, seconda, nella terza testa di proporzione, siamo nella parte lombare, perché nella quarta Abbiamo il bacino e quindi osso sacro, eccetera, e abbiamo finito. Quindi quello che sappiamo è: qui va in fuori, qui in dentro, fine, tutto qui. Sarà ancora più accentuata nel profilo perché qui siamo in un tre quarti, la colonna è un po' e un po'. Ok, quando siamo qui, facciamo di nuovo quella linea, cioè quella linea piatta che abbiamo fatto qua. Attenzione a questa cosa qui, molto complicata da pensare. Allora, tiriamo questa linea. Che sarà così, e uno dice: Ma com'è possibile così? Sì, io mi sto basando sul baricentro, cioè questa linea è perfettamente da una parte e dall'altra uguale. Come mai? cioè, <ride> com'è possibile? Qui, come attacco il braccio dall'altra parte? Sì, avete ragione. Ma il nostro corpo ha un volume, quando costruisco uno sticky figure, è facile per me capire come sarà la forma finale e quindi il perché da una parte più corta che tra l'altro è la parte più vicina a me a destra e invece quella a sinistra è così lontana in realtà è la base per poi disegnare il muscolo trapezio che ci si appoggia dal collo della testa fino alle spalle e questa è la clavicola che dividerà il collo e la testa dal petto io so che la mia spalla magari è qui l'altra spalla è qui ma il nostro collo quando scenderà in realtà è questo, che adesso appunto voi potete tirare giù come un tubo, esattamente così, e poi piegate questo fino a questa spalla e questo invece fino a quest'altra, così. E da questo punto, ricordatevi, la colonna vertebrale è quella parte più indietro, oltre che dentro, ma è dietro. E noi abbiamo una, una profondità anche per andare in avanti. Ricordatevi la cassa toracica, quell'ovale, eccetera. Quindi quando noi adesso andiamo a fare la maglietta, come la andiamo a fare? Seguitemi bene. Allora, è bene fare una specie di ovale così. Ovale di là. Voi sapete già che qui avete il petto. Perché prima testa di proporzione, abbiamo detto. Quindi questa roba qui, chiudiamola pure, facciamo finta che appunto è una maglietta, questa è chiusa, abbiamo fatto questo cilindro qui, e poi faccio un quadrato, perché io sto immaginando questo da un tre quarti, quindi vedo un tubo per facilitarmi le cose, e poi un quadrato che scende, quindi questo, e questo, poi il nostro dorsale seguirà. La colonna vertebrale quindi ci imporrà di fare questo movimento ok però quindi questo nostro aiuto ci dà addome busto e la parte alta poi lo potete tradurre come volete potete non fare la curva se non ha tutto sto pettorale può essere addirittura faccio vedere eh? potrebbe essere addirittura fatta così Ok? A me sta bene, posso tradurla anche in questa maniera, cioè fine di questo, quindi il petto poi lo potete disegnare anche volendo piccolissimo e va anche bene, è uguale, è uguale, è uguale. Quindi potete utilizzare veramente questo tubo e questo quadrato per comporre il busto. Andiamo a fare la mutanda, dopodiché traduciamo le braccia, perché anche lì c'è un errore molto importante. Ricordatevi sempre e comunque che siamo in un tre quarti quindi già del busto io posso vedere in effetti una profondità come vedo questo ovale qui anche questo quadrato dovrebbe darmi una certa profondità quindi sono due lati cioè questa è una parte questa è un'altra ok quindi ora Quindi è come se la mia, il mio quadrato è appena diventato un cubo, questa cosa qui, questa è la nostra parte frontale. Però decido di mantenere visiva la colonna vertebrale perché è quella che mi darà suggerimenti per il corpo. Stavolta non andrò troppo fuori, mantengo questa linea, scendo. Anche la mutanda è in tre dimensioni, quindi da qui vado a fare quello che vedrei da questa parte, cioè un po' di discesa, dopodiché un ovale, e come i pupazzetti le staccate c'aveva il suo pezzo mancante, è esattamente così. Ok, quindi abbiamo costruito con qui un trapezio, un quadrato e un altro trapezio, anche se ha un pezzettino in più un corpo. E qui uguale, l'abbiamo messo solo in tre dimensioni, perché vedo altezza, larghezza e anche profondità. Allora abbiamo capito che una testa di proporzione, o posso tirarmi anche la linea da qui volendo, perché ho già disegnato il corpo. Quindi è 1-2. E qui ho la mano. Ok, va bene. L'altra... Vedo troppe volte questa cosa qui. Chi fa questa cosa qui non ha capito niente della tridimensionalità. Perché? Perché le nostre braccia, quando stiamo in piedi, vanno all'indietro sul gomito. E per ritornare in avanti sul polso. Questo è giusto. Questo è il mio dietro. Questo è il mio avanti. Questo, il fattore che faccia questo in avanti, sta andando così. E come è possibile? Come è possibile che il gomito sia così? No. Quindi che cosa fa in effetti questo braccio? Va indietro. Ci sarà il nostro gomito in avanti ci sarà la nostra mano quindi cosa vuol dire adesso io vorrei cancellare un pezzettino perché per farvi l'esempio prima oh, davvero ho davvero allargato molto il busto non mi piace bozzetto apposta ok Perfetto. Allora, quindi linea centrale, tubo, scatola, mutanda. Braccio che va indietro, una testa di proporzione, braccio che va avanti, spunta di nuovo. Quindi si vedrà solo un pezzo di avambraccio che torna in avanti. Le gambe, abbiamo detto che sono laterali, quindi qui centrale, lì non si vede, ma fa, fa niente. Come le vedo di profilo? Questa esce in fuori e abbiamo il ginocchio, dopodiché scenderà così e andrà. Ora ve lo spiego questo. Eh? Più che triangoli, io faccio sempre di più un rombo, aiuta un po' di più la, la forma. Questa è diritta, quindi come questa, ricordatevi che il bacino è girato, quindi stavolta non può scendere da dietro, dal gluteo, no, è in mezzo, questa è la linea centrale, qui è in mezzo l'anca, attaccatura, scendo dritto arrivo al ginocchio e qui anche se un pelo piegato, ma può scendere drittissimo, va bene. E appunto facciamo il nostro piede che si un triangolo e poi lo risolvete definendo oppure ancora meglio se fate questa specie di rombo vi aiuta un pelo di più. Ricordatevi sempre che dove poggiano poi le dita diventa il punto appunto l'appoggio a terra, ok? La gamba di profilo invece va esternamente col femore, quindi esterno torna interno sul ginocchio, e dal ginocchio va un pelo indietro, quindi una specie di S molto stretta, molto veramente fine, torna in avanti. Quindi, se questa è la parte centrale, Passa sul ginocchio e cade in mezzo al piede davanti al tallone, mettiamola così. Qui avete una proporzione accurata dello sticky figure fatto molto veloce. Cioè, perché se voi pensate a quello che abbiamo fatto adesso, in realtà faccia, collo, fate la maglia che è fatta da un tubo e una scatola, una mutanda. Tata, ta, avete finito con le braccia e le gambe molto veloce. Senza fare appunto tutte quelle forme. La forma del tubo sulla mano, la bottiglia al contrario per chi se l'è persa la bottiglia al contrario. No, io sono sicuro che c'è tanta gente che mi seguiva e che ha messo i commenti, quindi lo conosce come. Andiamo al profilo. Di nuovo. Ovale. Definiamo l'altezza. E faccio il mio cerchio e ovalizzo. Di lato si sta girando, vedete? Si è girato verso sinistra, ora è completamente girato verso sinistra. Definisco un pelo e di nuovo altezza occhi, naso, bocca, orecchie. E da qui adesso facciamo giro indietro col collo. Andiamo a fare la colonna vertebrale. Di nuovo mi vado a fare una linea dritta sulla testa. Farò in modo che questa linea vada indietro sempre nella parte dorsale, vada in avanti nella parte lombare, quindi così, e poi vado indietro di nuovo nella parte finale nell'osso sacro, ok, nel bacino. Quindi dorsale, lombare e dietro. Quando andiamo a fare la linea della clavicola, quindi nella parte, qui è una cosa un po' diversa io eh, ultimamente perché è una cosa che faccio ultimamente faccio una linea in realtà così obliqua perché mi aiuta di più siccome la spalla e il taglio dei muscoli assume invece questa linea preferisco farmi una linea obliqua che potrebbe andare dall'altezza giusto per farvi avere un punto di riferimento dall'altezza della clavicola quindi la stessa fino all'altezza Alta dove si deve attaccare il collo quindi dove dietro poi attaccheremo in realtà il collo. Il disegno il tubo e la maglietta. Ricordatevi, la schiena è la parte più esterna dietro. Quindi non possiamo andare a fare una roba del genere, no, la mia schiena è già il pezzo più indietro. Quindi, qui faccio il mio tubo, ricordatevi che il tubo è girato in questa maniera: cioè piegato, è ovalizzato e piegato in avanti. Quindi Così. Ta -ta. Così e quindi porto avanti questa cosa facendo questo, è più semplice secondo me. Qui adottate la stessa cosa del... che avevamo fatto già sul profilo, cioè scendo e attacco. Uguale scendo e attacco. Possiamo fare in modo che ci attacchiamo direttamente a questo. Anche se il tubo potrebbe finire qui, non è importante, qui abbiamo noi il muscolo trapezio, ve lo dico solo così, e si attacca. Quindi ci siamo. Ora facciamo la nostra scatola, che in realtà di fianco è un rettangolo più stretto. Qui potete attaccarlo di nuovo a più petto? Posso decidere di fare questo? Sì. Posso. Solo inclinatelo leggermente sto scatolo perché vi darà nel profilo seguendo la schiena una forma migliore Quindi fate questo, ok, seguite quasi un po' la forma Ricordatevi che siete praticamente già nel profilo, cioè questa è una faccia e questa è un'altra Questa è un'altra di questo scatolo qui Può sembrarvi complicato all'inizio, eh? lo so benissimo, lo so benissimo voi continuate a provare, quindi sulla mutanda qui la nostra curva è questa e ritorna indietro, così. E qui abbiamo semplicemente gluteo che da qui in effetti va in fuori. E poi abbiamo quell'attacco classico del giocattolo. Quindi questa cosa qui, questo cerchio, è importante. Sì, dobbiamo lasciare un pezzettino alto. Ricordiamoci che è questo spazio, però... Ok, allora, dopo che abbiamo fatto questa cosa qui, che nel profilo da ricordare dovete provare, 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 riprovare, ma secondo me è veramente veloce, non è che state lì a fare chissà quante linee tutte le volte, anche queste croci, queste, non sono importanti. Dopo che fate appunto il tubo, lo scatolo e la mutanda e avete la forma vi serve del profilo avete già il profilo poi fa farete gambe e braccia e, e ci siete ora ve lo faccio vedere ma veramente è, è molto più complicato talvolta spiegare tutta sta base e non per voi imparare il concetto e poi fare non di testa vostra ma applicandolo e togliendo un po di dettaglio braccio è spalla punto più in alto di questo ovale va indietro quindi Boom, e dove va indietro? Ha una testa di proporzione Qui, quindi questo è il mio punto vita O oh, tirando, possiamo sempre beccarlo meglio Per essere precisi con l'altro Dopodiché si ritorna in avanti Quindi da qui, torna indietro in Testa di proporzione Con questo E la mano Ok L'altro braccio non si vede, non ci importa E bla 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 Cosa facciamo qui? Qui abbiamo in centro all'anca la gamba che esce in fuori, ricordatevi questa cosa, esce in fuori, ginocchio, entra, caviglia, tallone dietro il punto di equilibrio, piede quanto è largo il piede, testa di proporzione. Quindi avete capito questa strana forma, però che se la guardate sta in equilibrio? Perché? Perché la linea che abbiamo fatto prima appunto del nostro baricentro parte da sopra la testa e finisce sotto al piede nel punto centrale, appena davanti al tallone, che è un punto molto importante di appoggio. Ora andiamo a fare l'ultima da retro. Retro è semplice perché abbiamo comunque eh, almeno nel bozzetto è semplice. Comunque, ovale, testa e il davanti, che non vediamo, ma vabbè, il collo che si attacca da qui dietro, le orecchie che saranno qui, se avete bisogno, sotto la metà del viso, gli occhi, naso e bocca, e sapete dove sono le orecchie. Da qui, linea, proporzione di larghezza, 1. E 2 femminile, maschile, ok, pum, pum. Quindi ho già piazzato le spalle. Ora posso piazzare il collo, e quindi il davanti non mi importa più. Può essere più piccolo, più grande, non mi importa niente in questo momento. E poi ci piazzo i due trapezi: 1 e 2. In realtà, se volessimo dirla tutta, dopo che ho fatto il collo e ho fatto i trapezi: Potete pure cancellare tutto, mantengo solo la linea centrale, ma in realtà questo diventa un tutt'uno. Vedete già come ha assunto la sua completezza. Capito? Quindi fate il collo, fate i trapezzi, cancellate il collo. E quindi trapezio è tutto. Ora andiamo a fare da dietro tubo e scatola. E di nuovo come il frontalissimo. Quindi va indietro. Cioè in dentro, va in dentro e chiudiamo una scatola più stretta. Quindi, ok. Riapriamo sulla mutanda. Ma stavolta potreste volere adottare altro, dato che stavolta qui abbiamo i glutei dal di fianco. Potremmo in effetti abbassare e fare un altro tipo di forma che è questa, che scendendo centrale, stavolta potete andare a chiudere qui. Qui abbiamo i due punti, ok? Quindi interno, interno, esterno, ok? Perfetto. Ora, i muscoli grandi della schiena li andremo a studiare in definizione, quindi avremo grandi muscoli dorsali, paravertebrali qui in mezzo, avremo i muscoli lombari, avremo i muscoli del gluteo ci saranno tantissimi muscoli, soprattutto vicino alla scapola e come vi ho detto faremo solo quelli più grandi per definire velocemente una schiena per tutti. Poi se volete andare nel dettaglio dovremo fare proprio uno studio di anatomia. Di nuovo come troviamo una testa di proporzione? Una testa di proporzione. Una testa di proporzione una testa di proporzione e qui andiamo con le mani e qui di nuovo dall'esterno dall verso l'interno qui qui interno dritto e qui una può essere anche tripodritta una può essere girata Ricordatevi che questo è sempre il tallone, visto da questa prospettiva e poi sarà in avanti il piede. Appunto piedi e mani li possiamo studiare a parte perché sono un attimino più complicati. Se avete domande sul modellino uomo, fermate il video e commentate in questo momento. Dopodiché, nuovo livello, il 2 diventerà opaco. Così e andremo a fare subito quello femminile. Ci siamo. Andiamo ad abbozzare corpo femminile. Semplicemente equivale alla stessa cosa. Quindi utilizzo stavolta al massimo una testa di proporzione. Quindi, tac, tac. Questo è il mio spazio. Quindi il collo più piccolino. Anche qui, se vogliamo mettere un trapezio minuscolo, è veramente piccolo. Dopodiché, uguale. Lo rifacciamo di nuovo una specie di magliettina in cui facciamo dentro. Stavolta questa scatola sarà compressa di più al centro verso la vita e si allargherà un pelo sotto. Cioè praticamente deve diventare una sorta di schiaccio. Schiaccio. E poi vado ad aprire. E poi vado ad aprire. Ok? Alle anche apro ancora, quindi apro, apro. Una cosa che qui ho detto negli scorsi video nel 2014 che poteva essere utile e lo è essenzialmente, è la clessidra. Questa forma vi aiuterà sempre a fare un corpo che risulterà essere più femminile sicuramente. Prendete questi due punti che sono ehm, le spalle e ci fate una bella X. Una bella X. Con questa x dovreste arrivare al centro del corpo. Ricordate che più la proporzione a livello di teste è grande, allungata, più possono cambiare queste forme, queste proporzioni, queste linee, questa x. Okay? Tutto è basato su quello che stiamo facendo adesso. Altrimenti è ovvio che uno dovrebbe fare una lezione per ogni proporzione. Chiudiamo questa clessidra e andiamo a fare una mutanda. Che cosa è successo in riferimento all'uomo? Beh, che la linea prima della sua spalla cadendo non toccava il bacino. Quella della donna invece andando giù dalla spalla sì. Da qui, ragazzi, la stessa cosa, semplicemente braccine, centro, braccine. Ricordatevi, l'ho fatto per la testa di proporzione che è sempre la stessa, quindi la misura è identica prima. Quindi qui e qui, qui e qui braccio e gambe sono identiche a prima andiamo subito nel tre quarti tre quarti di nuovo ok anche qui è la stessa cosa di prima ma meno meno linea quindi un po' meno di qui un po' meno di là quanto meno Ragazzi, qui dovete andare un po' ad occhio perché dipende da quanto allargate, dipende da quanto allargate il corpo. Qui, ovviamente, avete chiuso un pezzettino di qua, un pezzettino di là. Qui è ovvio che dovete chiudere per prospettiva poco poco da questo lato, un bel po' di più dall'altra parte. Tubo: da questa parte sarà praticamente piatto. Da questa di nuovo segue la forma che abbiamo dato prima, il punto vita. Quindi, qui faremo così e riapriremo. Così. Mentre di qua tiriamo giù. Così. Andiamo a fare adesso la mutanda in cui qui ci abbassiamo un po'. Ok. E anche qui di nuovo abbiamo la stessa roba di prima, cioè laterale qui, dall'altra parte non si vede. Ma andiamo praticamente dritti qui. Come prima e qui invece esterni, interni, come in un profilo. Vedete, che già in confronto a quello di prima, maschile, quello che cambia è proprio la piccolezza del corpo. Anche qui, indietro, avanti. Si vedrà ancora meno di prima, perché appunto tra le spalle e le anche che abbiamo fatto è difficile che si veda così tanto. Andiamo nel profilo di nuovo colonna vertebrale qua di nuovo facciamo subito la colonna io mi faccio sempre questa linea obliqua ok e da qui di nuovo avete tubo e chiusura dietro la pancia che diventa questa scatola qui molto stretta da questo punto di vista alcuni qui Esagerano e la colonna vertebrale sul lombare soprattutto nel femminile la stringono tantissimo Cioè fanno quasi un lavoro del genere Allungano qui, chiudono e riaprono Così da curvare molto di più e molto più segmentata una schiena che quasi non dovrebbe esistere a livello osseo Ma questo va d'impatto sicuramente tra l'entrata della schiena e l'uscita poi del gluteo, quindi quando andiamo a fare una roba del genere, sicuramente quando poi andrò a disegnare il gluteo, dopo verrà una gamba che avrà una curva molto più femminile. Qui abbiamo fatto, è stato più semplice. Avete visto prima se già abbiamo imparato come gestire tubo, scatola, eccetera. Bisogna solo adattarsi, che appunto qui si può curvare di più. Retro e abbiamo concluso, quindi unite le varie forme insieme e ci siamo, linea centrale della colonna vertebrale e di nuovo il femminile è qui, quindi qui e qui. Dopo aver fatto questa x abbiamo il punto vita, che è il punto dove andremo a stringere un pelino di più, quindi qui stringiamo e poi allarghiamo fino alle anche, che qui divertitevi a schiacciare, a, a pasticciare un po' finché le forme non vi piacciono. E qui abbiamo glutei che, attaccandoci alla parte più esterna, risultano molto più grandi diversamente da quelli maschili che sembrano più stretti. Ci siamo. Quindi abbiamo maschile e femminile. Ora li abbiamo tutti e due. E potremo prenderli come bozzetto per cominciare subito poi frontale profilo tre quarti nelle prossime lezioni. Abbiamo visto che ci sono dei trucchetti per fare il bozzetto delle proporzioni del corpo, ma che di base l'allenamento è molto, perché alcune cose sono davvero complicate. Non faremo infatti una definizione a livello geometrico dopo che abbiamo fatto questa roba, cioè dopo che abbiamo fatto questo andremo a dargli delle anatomie generali e vedrete che funzioneranno. Ovviamente nell'anatomia generale... Non potrete commentare molto su mi dai la misura del deltoide, della spalla, del pettorale, dell'addominale. No, lì dovrete andare a mano. Io vi insegno dove sono, ma dovete poi provare, 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 provare. Più ci allontaniamo dalla geometria, più ci allontaniamo dal bozzetto, meno avremo informazioni. Tutto dipenderà dalla vostra fantasia, da, dall'osservazione del reale, eh, dalla pratica e quindi quello che per me magari non è bello, magari per voi lo è, e quindi a livello pratico, a livello di disegno, ognuno potrebbe sviluppare uno stile differente, che non vuol dire non saper disegnare le proporzioni, quindi delle robe di base e dire, eh ma è il mio stile, no, non è la stessa cosa. Direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza, io direi che ho molt quasi due ore di video da editare e questo spero diventerà sempre, il solito, la sem sempre la solita ora 45 minuti di, di lezione per voi io ragazzi vi saluto come al solito fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate eh, quali sono i dubbi quali sono le incertezze quali sono le richieste per i prossimi tutorial oltre il decimo perché avete visto che siamo già a più della metà e quindi dobbiamo cercare nuove richieste per i prossimi video come al solito pollice in su commentate condividete il video mi è sempre di grande aiuto. Se avete richieste commerciali, un piccolo disegno, qualunque cosa volete su Fiverr, Fiverr, chiamatelo come lo volete, lascio sempre il link in descrizione il primo che trovate, quindi potete cliccarlo e venite a mandarmi un messaggino lì e mi chiedete. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.